Era una volta un povero pescatore che abitava in un'umile casa in riva al mare. Un mattino si recò, come sempre, carico di reti a pescare. Giunto alla riva, aveva appena gettato le reti quando vide un luccichio in mezzo all'acqua. Che strano pesce, si disse, prendendolo in mano. Immaginate la sua sorpresa quando il pesciolino gli parlò. Buon pescatore, lasciami andare, sono il figlio del re del mare. Se mi libererai esaudirò ogni tuo desiderio. Il pescatore spaventato dal prodigio senza riflettere gettò subito in acqua il pesciolino il pescatore tornò subito a casa dalla moglie per chiederle consiglio e lei gli rispose di chiedere al pesciolino un nuovo catino per i panni il pover'uomo tornò al mare aveva appena chiamato il pesciolino quando sono qui mi cercavi disse questi spuntando con la testa fuori dall'acqua il pescatore spiegò il desiderio della moglie e la risposta gentile non si fece attendere sei stato buono con me, torna a casa e troverai esaudito il tuo desiderio. Il pescatore contento tornò di corsa a casa sua, ma aperta la porta la moglie lo sgridò. Allora è vero che il pesciolino che hai liberato è magico? Guarda, c'è un catino tutto nuovo. Se però il potere del pesciolino è così grande, non dobbiamo accontentarci di un misero desiderio. Corri subito indietro e chiedi una grande casa nuova. Il pescatore tornò di corsa sui suoi passi. Chissà se lo troverò ancora. Speriamo che non sia andato via. Pesciolino, pesciolino si mise a chiamare di nuovo dalla riva. Sono qui. Cosa vuoi ancora? si sentì rispondere. Sai, mia moglie vorrebbe. Lo immaginavo, disse il pesciolino. Cosa vuole adesso? Una grande casa, mormorò esitante il pescatore. Va bene, sei stato buono con me e sarai esaudito. Il pescatore tornò a casa. Già intravedeva il tetto nuovo della bella casa nuova. La moglie gli venne incontro furiosa. Vedi, adesso che sappiamo quanto è grande il potere del pesciolino, non dobbiamo accontentarci solo di una casa, domandiamo di più. Corri subito a chiedere un vero palazzo, non una casa come questa, e dei bei vestiti e anche dei gioielli. Questa volta dubbioso, si mise a chiamare il pesciolino, che tardò un po' a saltar fuori dall'acqua. Il mare intanto si era fatto più agitato di prima. Mi spiace importunarti ancora, ma mia moglie ci ha ripensato e vorrebbe un bel palazzo. Anche questa volta il pesciolino accontentò il pescatore, ma sembrò meno gentile di prima. Finalmente sollevato al pensiero di essere riuscito a contentare la moglie, il bravo uomo tornò verso casa. Ma la sua casa non c'era più, al suo posto c'era un bellissimo palazzo. «Che meraviglia!» Dall'alto della gradinata, sua moglie, vestita come una grandama carica di gioielli, lo aspettava impaziente. «Torna indietro e chiedi, ma come?» disse il pescatore. Un palazzo così bello, dovremmo accontentarci ormai di ciò che abbiamo. Non credi di esagerare? Torna indietro, ti ho detto, disse lei. Obbedisci e chiedi subito di farmi imperatrice. Sconsolato il povero pescatore tornò verso il mare, su cui nel frattempo si era scatenata una tempesta. Il cielo era diventato nero e lampi terribili squarciavano il buio, mentre onde alte e rabbiose si infrangevano sulla riva. Inginocchiato sulla roccia, chiamò con un fil di voce a lungo il pesciolino e, quando comparve, espose l'ultima richiesta della moglie. Il pesciolino d'oro, questa volta, dopo aver ascoltato in silenzio, scomparve fra le onde senza rispondere. Un lampo più forte degli altri illuminò il cielo e il pescatore si accorse che laggiù, dove abitava, non c'era più traccia della casa nuova né del palazzo. La vecchia casupola era là dove era sempre stata. Questa volta la moglie lo aspettava piangendo. Bentista! sta, dovevamo accontentarci e non continuare a chiedere, borbottò arrabbiato, ma dentro di sé era felice che tutto fosse tornato come prima. Il giorno dopo e tutti i giorni che seguirono continuò a pescare come sempre, ma non vide più il pesciolino d'oro.